Siamo in giro per Napoli con le telecamere di Synapse News e Napoli News Magazine. Siamo al Vomero, ma a breve noi incontreremo un collega, un carissimo amico, tra l'altro Massimiliano Bonardi, giornalista affermatissimo, e siamo in Piazza Vanvitelli qui al Vomero, ma a breve noi, come stavamo dicendo, gireremo un pochino per tutta la città anche per verificare se effettivamente i napoletani sono rispettosi del DPCM del Presidente del Consiglio. Seguite il servizio. Signora, come sta vivendo questo momento particolarissimo del paese, ma soprattutto anche della città, perché poi Napoli, si sa, è una città, quasi uno stato a parte? Sì, questo sì, è uno stato a parte, ma di quello che si dice, forse Napoli oggi è l'unica città che si sta comportando benissimo. Cioè, noi abbiamo i casi in Lombardia, dove la Lombardia, Milano, cioè il fulcro di questa crisi, e vediamo gente che passeggia sui navigli la sera. Cioè, si parla sempre di Napoli, ma parliamo anche di altre città. Io vedo che la mia città si sta comportando bene. Certo, non stiamo benissimo perché dobbiamo stare a casa, ma lo facciamo volentieri per il bene nostro e il bene di tutti quanti. Ultima domanda. La sanità lombarda, fiore all'occhiello del paese, è scoppiata alla prima prova d'esame. Se dovesse accadere a Napoli? Allora, io non so risponderle perché non sono nel settore sanitario, so che però, cioè, mi rendo conto che secondo me delle cose sono sbagliate a priori, perché se noi facciamo andare in giro e prendiamo ancora i treni, le metropolitane, e quindi possono esserci persone asintomatiche, ora, visto quello che è successo in Lombardia, succederà anche a Napoli. Noi non siamo strutturati, questo si sa da sempre. Quindi cercare di prevenire. Prevenire come? Non facciamo girare tanta gente nei mezzi pubblici. Blocchiamoli, sono 2 settimane, blocchiamo anche quelli. Inutile che poi dopo... Quindi fermare tutto? Per me sì, fermare tutto. Sì, assolutamente. E se io sono asintomatica e mi fanno un tampone, fare i tamponi a tutti a questo punto, spendere i soldi per fare i tamponi, invece di dare, questi hanno fatto il decreto, per carità, la cura, tutto quello che, la Salva Italia, quello che si vuole, però ci sono delle discrepanze. Ora vediamo, facciamo un esempio, le partite IVA, 600 euro per le partite IVA, ma solo a coloro che non sono appartenenti a degli enti. Quindi lei, che è giornalista, non ne usufruisce, il medico non ne può usufruire, l'avvocato neanche, il rappresentante, l'agente di commercio neanche. Quindi chi li usufruisce? Allora, questi soldi diamoli a qualcun altro per fare, non per fare un uso diverso. Un uso diverso, che è quello, comprare tamponi, comprare mascherine che non ci sono. Quindi fare questo, secondo me, e quindi prevenire molto di più, tipo non bloccare, sì, i mezzi pubblici, bloccarli e vedere chi effettivamente... Quindi tutti i luoghi di aggregazione, proprio come hanno fatto a Wuhan, fermi per un mese, hanno finalmente debellato il virus perché è stato più facile identificarlo e individuarlo. Signora, lei è stata gentilissima, grazie. Domanda grazie. Così, dopo aver sentito anche qualche napoletano in giro per la città, certificato, autorizzato chiaramente, niente, la gente si lamenta del Salva Italia. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, il decreto Salva Italia, che a vederlo sembra abbastanza, non voglio dire ridicolo, ma veramente streminzito rispetto ai 550 miliardi della Germania, ai 300 miliardi della Francia, ai 200 miliardi della Spagna, 25 miliardi per l'Italia. Anche in questo c'è un divario pazzesco, anche un indicatore, perché decretano praticamente la morte della UE, perché ognuno sta facendo quello che meglio crede. Sì, allora chiariamo un concetto.
detto, innanzitutto noi parliamo di 25 miliardi, però 25 miliardi a sentire il discorso di personaggi del governo sono 25 miliardi che hanno un effetto moltiplicatore di circa 350 miliardi. In che modo? Ah, questo non è stato spiegato, devo dirti sinceramente. Così come questo decreto presuppone, qualora la situazione continuasse purtroppo, un intervento ulteriore già ad aprile. Quindi questo, diciamo, c'è questo tipo di impostazione che loro hanno dato. Ora ti ripeto, il discorso dell'effetto moltiplicatore. Però perdonami, alla luce delle dichiarazioni della von der Leyen e anche della Lagarde, tu sei convinto delle parole del presidente Conte? Ma guarda, io più che convinto ci sono dei dati di fatto. Ora, a proposito del comportamento, poi di come si comporterà l'Europa, questo è un grande punto interrogativo, perché in questo momento è in crisi tutta l'economia mondiale, e credo che in questo momento ognuno pensi per sé. Quindi, ritornando al discorso di prima e chiudiamo questa bellissima lunga intervista, l'Europa non c'è, l'Europa è morta, forse non c'è manco mai stata, sono stati usati, ribadisco il concetto, stati più deboli giusto per realizzare qualcosa utile a due o tre paesi, Francia, Germania, non voglio fare nomi. E questo è il problema, Francia e Germania ne siamo d'accordo, però fra coloro i quali abbiamo costituito l'Europa, i primi tre paesi ci sta anche l'Italia. E questo, che il fatto che l'Italia sia rimasta fuori da questo gioco, onestamente mi brucia. E non solo ci brucia, perché poi sarà oggetto di un'intervista prossima, quella del modo in cui poi siamo entrati in questa Europa, 200.000 lire, un bail-in mai annunciato di notte, preso, scippato dai conti correnti degli italiani, mai restituito agli italiani, quindi è nato già veramente col piede sbagliato, sia l'euro che questa UE. Ah certo, l'euro poi non ne parliamo, il cambio da un giorno all'altro fu una cosa micidiale. Noi pensammo di non controllare quelli che erano stipendi e prezzi, e di conseguenza a quel punto ci trovammo spiazzati. Dall'oggi al domani ci trovammo praticamente dimezzato il potere d'acquisto del nostro denaro. Perfetto, grazie Massimiliano, per Sinapsi News e Napoli News Magazine, okay. Sergio Angrisano, buona serata. Ciao.